traduca questa risoluzione in una proposta di regolamento. Io sottoscrivo quello che è stato già detto dai miei colleghi, in particolare ringrazio il presidente Omarjee che ha centrato il punto. Voglio ricordare che a questo file, io sono molto contenta che stiamo parlando oggi di questo file del risultato avuto in Parlamento, perché come i miei colleghi sanno sono stata la prima relatrice, ho steso la bozza di questo file prima di perderlo a causa della mia uscita dal gruppo ED. Per fortuna il presidente Omarjee l'ha preso in carico e l'ha finalizzato nel miglior modo possibile, quindi lo ringrazio, ringrazio tutti i miei colleghi per l'eccellente lavoro svolto. La cosa che oggi secondo me va fatta, al di là dell'utilizzo da parte nostra di tutti gli strumenti del Parlamento, anche degli strumenti giuridici come ha detto il Presidente di Regi, per far valere le ragioni delle isole e dell'insularità, è un'attività politica da parte dei membri delle regioni insulari, dei rappresentanti politici delle regioni insulari e dei paesi membri che hanno regioni insulari al loro interno. Questo è mancato e purtroppo noi sappiamo bene come la Commissione europea difficilmente si attiva, e si è visto anche con questo file, laddove non sia soggetta a sufficienti pressioni politiche da parte dei soggetti interessati. Quindi io rinnovo il mio appello, che ho già fatto in altre sedi, al Presidente della Regione Sardegna, che ringrazio per aver mandato i suoi delegati qui oggi, al Presidente della Regione Sicilia per quanto concerne l'Italia, al Presidente della Corsica, di tutte le altre regioni insulari europee e soprattutto ai Presidenti del Consiglio dei Paesi europei interessati, perché insieme svolgano presso la Commissione un'attività di pressione indispensabile perché la Commissione faccia quello che ha detto il Presidente Omarjee, traduca questa risoluzione in una proposta di regolamento, e lì in quella sede potremmo apportare le ulteriori modifiche e miglioramenti che con l'aiuto appunto degli esponenti delle regioni possiamo ancora introdurre e rendere davvero questa risoluzione legge. E come è stato detto, questa sarà una svolta assoluta, una pietra miliare nella politica europea per la coesione territoriale, che finalmente potrà consentire alle regioni insulari di porre in essere tutte quelle modifiche, quelle misure, quegli interventi che fino adesso purtroppo sono ostacolati proprio dai regolamenti europei. Ringrazio tutti e auguro un buon proseguimento di lavori e buon lavoro a tutti noi. Grazie.